in ospedale fino al per come si dice, avvelenamento da cibo. Dopo un po' di riposo sei riuscito a rimetterti in forma. La luce soffusa filtra dall'esterno. Dovresti correre a scuola. Ohayo! Oggi è una splendida giornata, non fa nemmeno troppo freddo, eh? Ho sentito al TG che stamani è stata osservata la prima tempesta primaverile, la tempesta dietro l'angolo. Di già, come vola il tempo. Eccoli. Ehi, gente, che si dice? Stanno tutti già pensando. Oh, niente, realizzavamo soltanto che la primavera è alle porte e Sarkusse ne... Ah, già, io cerco di non pensarci. Ma ehi, c'è ancora un po' di tempo, no? È presto per le facce tristi. Divertiamoci. Sì, ti riempiamo la testa di così tanti bei ricordi che ci supplicherei di smetterla. Oh, cacchio. Andiamo, bello. Oh, ehi, ci sono anch'io. Non dirmi che adesso, fino a che non ce ne andiamo, non c'è più nulla da fare. Cioè, nel senso, mi salta proprio tutto. Oh, Nanako sulla neve. Ma perché non me la fai vedere? Ma piuttosto, ma davvero? Oh, l'hot pot. Il cioccolato di ringraziamento che i maschi devono dare. Il White Day per tutti. Ma dai, che bello! Ma ci stava anche Marie in questa, dai! Ci dovevano mettere anche lei. No, io non voglio che sia finita. Guarda, abbiamo tolto tutto. Hai finito di fare i bagagli, tornerai in città tra 2 giorni. Per oggi dovresti riposarti. La neve si è sciolta, c'è uno Shiba Inu. C'è un gatto. Tanta gente. C'è una cosa che però non mi convince in tutto ciò. Io ho ancora la sensazione strana che qualcosa deve succedere. Non abbiamo risvegliato il terzo livello per questo, secondo me. E soprattutto avrei voluto finire Margaret. Ma vabbè, lei è cioè, secondaria. Ma c'è qualcosa che da quando abbiamo salvato Marie che mi continua a non convincere. Lei ha detto che ha sentito una voce. Poteva essere la sua, ma non è così, secondo me. C'è qualcosa che... Non mi torna. O abbiamo missato qualcosa, o ancora deve succedere qualcosa. Incredibile. Casa Dojima. Domani dovrei salutare tutti quanti. Mizukuri wa owatta ga? Ma wasuremo attara okutte yaru kara. Grazie. Chi è? そうか、そうだったな。出ていいぞ。もう大丈夫だから。Non c'è più Adachi. あいつが元気でいてくれる。こんな幸せなことはBeh, ない。sono contento che ora voi stiate 明bene. 日の列車の切符は買ってやる。安い稲葉駅に朝9時だ。今日は最後の日だろ。ナナコのことはいい。友達みんなに会ってやり残したことや言い残したことを済ませてこい。Questo è l'ultimo giorno che passerai in questa città. Dovresti andare a fare un giro. Quella lettera? Oggi la scuola è aperta agli studenti, anche se siamo nel periodo delle vacanze primaverili. Vuoi entrare? C'è molta gente che vorrei salutare. Questo è il mio armadietto. Non c'è nulla dentro. Naoto, come mai sei qui? Oh, senpai, anche tu hai da fare a scuola? Oh, ma certo, domani parti. Sei qui per salutare gli insegnanti? Non proprio. Un ultimo sguardo alla scuola, eh? Posso accompagnarti? Oh,
Scene con tutti. Ormai in città regna la pace. Beh, non che mi dispiaccia, è solo che dover stare qui senza di te o un caso da risolvere mi fa sentire un po' vuota. So che sembra assurdo, visto che ne abbiamo già discusso, giungendo alla conclusione soddisfacente, che il motivo per cui sono qui non ha nulla a che vedere con il caso. Forse mi sento sola per via della tua partenza. Oh, scusami, ti sto infastidendo. No, sono io che dovrei scusarmi. Ti prego, non scusarti. Non è colpa sua se devi tornare a casa. Difficilmente sarà l'ultima volta che affronterò una situazione simile in vita mia. Resterò qui a Inaba, senpai. Certo, di tanto in tanto i miei servigi saranno richiesti altrove. Ma Inaba è la mia città adottiva ormai. Voglio fare tesoro dei momenti preziosi trascorsi insieme, risolvendo il caso. Il canale di mezzanotte, le persone, Ameno Sagiri. Il mio compito è restare qui e venire a capo di questi misteri. A essere onesti, il solo pensiero mi fa sentire un po' sola. Ti prego, non dimenticarti del tuo tempo qui. Come potrei? Percepisci un forte legame tra te e Naoto. Domani sarò alla stazione, insieme agli altri. Per cui questa è l'ultima occasione che abbiamo per parlare a quattro occhi. No, ma che dico, posso sempre venirti a trovare quando voglio e viceversa. Senpai, sbaglio o hai qualcun altro da salutare? Non preoccuparti per me, me la caverò. Ci vediamo domani. Non hai ancora parlato con tutti. Ovviamente Cie non c'è qui. Ci sarà il mio amico degli indovinelli? No, il mio fratellino indovina. È vero, non c'è più, per forza. Lui era all'ultimo anno. La classe? Posso entrare? No. Vabbè. Ma aspetta, quello è il mio posto. Che cosa? Questo è il tuo posto? Scusa, ho sbagliato. Non fissarmi. Non sospetti di me, vero? Non ho messo io quelle cose nel tuo armadietto delle scarpe. Non sono stata io. Quindi tutto questo tempo sei tu che mi hai dato le cose nell'armadietto? Beh, grazie. A modo tuo, però grazie. Ci sarà Yumi, la vorrei salutare. Andiamo all'ospedale. Tanto non avranno notizie dell'infermiera. Ospedale municipale di Naba, senti due infermieri chiacchierare. Hai sentito due Era-san? Pare stiano parlando di Sayoko. Si è unita a una qualche organizzazione di volontariato ed è andata in Africa. In Africa? Non avrei mai pensato fosse un tipo di persona disposta a farlo. Beh, ultimamente sembra prendere molto seriamente il suo lavoro qui. Ha persino studiato durante le ferie. Ricordi quando discutevamo di quelle voci sul canale di mezzanotte? Non le interessavano minimamente. Oh, ricordo bene, quei pettegolezzi, non che sappia come sono cominciati. Ma sì, ora che mi ci fai pensare, Uera-san non c'era mai quando ne parlavamo. Stava studiando qualche lingua straniera, no? Voleva imparare l'inglese o qualche lingua africana. Leggeva anche un sacco di libri di medicina. Già, ma perché l'Africa? Perché unirsi a un'organizzazione di volontariato? A che pro? Molto meglio sposare qualcuno, crescere dei figli e vivere da casalinga. Anche io la pensavo così, ma Severo Era-san ha un po' sovvertito la mia prospettiva, anche se mi sembra che avesse un fidanzato, uno molto giovane tra l'altro. Oh, deve essere quel ragazzo che lavorava qui part time. Non conosco i dettagli, ma sembrava che lui le stesse veramente a cuore. Una volta mi ha detto che stava facendo del suo meglio per essere alla sua altezza. Oh, facendo del suo meglio, eh? Sento che anch'io dovrei impegnarmi di più. Già, comincio a capire il suo punto di vista. Rimettiamoci al lavoro e diamo il massimo. Pare che Sayoko stia dando da fare all'estero, ma anche se è partita, la sua vita ha ispirato altra gente a fare di più. Percepisci un forte legame che ti unisce a Sayoko. Hai deciso di tornare in città. Posso dire che a parte Margaret, che per carità, colpa mia, ma non avevamo soldi, i compagni atleti mi dispiace, il fratello di Saki ce la potevamo fare, ma anche gli atleti, per carità, abbiamo avuto tempo per entrambi, ma mi concentravo totalmente sui nostri companion prima. La signora purtroppo l'ho incominciata troppo tardi, lei vabbè non conta, Ai l'ho ignorata totalmente, e Adachi, andiamo alla pensione a Maghi. Oh, che carina. Benvenuto a... Ah, Star-kun. Ah già, domani te ne vai. Grazie per essere passato a trovarmi prima di partire. Grazie. Significa molto per me. Ero già pronta a trascorrere la giornata come una qualsiasi altro giorno, aiutando coi lavori domestici, facendomi un bel bagno e poi dritta a letto, sperando di...
di poter dire addio senza piangere. Mi sta venendo a me da piangere, pezzi di merda, io odio queste scene. Ma ho fallito miseramente, non facevo che pensare a te. E ora, come se non bastasse, eccoti qui, di fronte a me. Non sei fatto d'aiuto. Bastardi, sei proprio crudele. Anche voi lo siete. Basta, domani lascio la città insieme a te. Oh no, di nuovo. Scherzo, per ora. Sai, dopo aver deciso di restare e diventare una direttrice, mi sono resa conto di avere paura, di non potermi dare carico di tutte le responsabilità, di non essere in grado di sostenere tutto lo staff da sola. Non ci avevo mai pensato prima, ma ho preso la mia decisione. Ora devo crederci fino in fondo, farò il mio meglio per superare la paura. E tu sarai nel mio cuore a darmi forza, Starkun. Saremo insieme, anche se distanti. Prometto di non fuggire di fronte ai miei problemi e alle mie insicurezze. Affronterò ogni singola sfida a testa alta, per quanto difficile possa sembrare. Ricordi cosa ha detto Amino Sagiri? Se l'umanità lo vorrà, tornerò. Ecco, esatto. È qualcosa che ancora non mi convince. E voi continuate a puntarmelo lì sotto gli occhi. Ecco, io non voglio questo. Io affronterò me stessa, qualunque cosa accada. Starkun, grazie. Sarai per sempre un amico prezioso. Percepisci un forte legame tra te e Yukiko. Ah, il lavoro mi chiama. Ci vediamo domani. Voglio lasciare Cie per ultima. Non voglio salutarla adesso. Voglio salutare anche Daidara. Oh no, la vecchia, per favore, fammi salutare la nonna. No, non se ne va. Aya, almeno Aya. Oh. La volpe. Prima di fare tutti i confidant importanti, voglio fare la volpe. Cosa vuoi fare? Chiama la volpe. Santuario Tatsuhime. Sembra che il santuario stia prosperando. Alcuni oggetti brillano di uno scintillio dorato. Non vedi la volpe. Forse se n'è andata. Ah. No? Che ci fa un giovanotto come te in un posto antichissimo? Non molto tempo fa pullulava di gente, ma oggigiorno se ne vede sempre di meno. Ho sentito che città vorrebbe demolire tutto perché qualcuno ha rubato il denaro della cassetta delle offerte. Ho anche sentito che una volpe si è stabilita nei paraggi e che avrebbero spedito in un rifugio per animali. Cazzo. Circano un sacco di voci di questi tempi. Ricordi quella sulla nebbia che faceva ammalare tutti? Oh, quell'altra cosa. Com'è che si chiamava? La radio di mezzanotte. Andava forte tra i giovani. Mio nipote e i suoi amici erano appassionatissimi. Che buffo. Ricordo una cosa simile capitata quando ero giovane io. Chi avrà messo in giro queste voci? Oh, quasi dimenticavo. Dovrei comprare un po' di succo per mio nipote. Quindi la volpe? Nada? Ti chiedi se la volpe è stata portata in un rifugio per animali come ha detto l'anziano. Hai deciso di andartene. Avverti addosso gli occhi estranei. Ma è un cucciolo e la compagna? Sono i cuccioli! E la volpe e i suoi cuccioli! Che bello! La femmina sembra darti il benvenuto. Sembra che se la stiano cavando bene. La felicità della volpe ti ricorda lo stretto legame che condividete. Ma che bello, c'hai i cuccioli. Ci sono altri. Oh, c'hai i cuccioli. Chi ci sarà al fiume? Di sicuro non la vecchia. Purtroppo non l'abbiamo completata. E un po' me ne dispiace. Nonostante tutto la sua storia mi era interessata. Proviamo la ristorazione. Magari c'è Teddy. Ci sono tutti e due. Yo. Ehi, Star! Sensei, sei venuto a trovarmi, che bello! Stai facendo il giro per salutarci, eh? Che te ne pare della versione tranquilla e sonnolenta di Nabba? Deve sembrarti strana. Chissà perché i casini sono iniziati dal tuo arrivo. Lo stanno facendo apposta. Io ho il dubbio che ci sia qualcosa e loro continuano a dirmelo che c'è qualcosa. Ma che cosa? Che cosa abbiamo mancato? Che cosa ci sta mancando? C'è ancora quella scena a inizio gioco che, secondo me, c'è ancora qualcosa. Ricordo la prima volta che avete affrontato da soli il mondo della TV. Cavoli, che nostalgia! Già, da allora è stato tutto un susseguirsi di sorprese. Non riesco a immaginarmi come sarà vivere qui senza di te. Una città tranquilla e serena, dove non avremo più bisogno di affidarci alle nostre persone. A differenza dei Memento che sono scomparsi,
in teoria, nel mondo della TV, loro possono entrarci, perché se no Teddy non avrebbe modo di essere qui, a parer mio. Anch'io faccio fatica a pensarci. È vero, eravamo nel bel mezzo del caso quando sei sbucato da questo lato. Sono successe un sacco di cose, ho affrontato il mio vero io e noi due abbiamo pure fatto a botte. Yosuke, hai colpito il sensei! Oh, che irresponsabile! Certo, idiota, i migliori amici a volte devono scontrarsi per cementare il loro rapporto. Perché non l'hai detto prima? Sensei, fatti sotto, combattiamo! Ehi, lascialo stare, ha un treno da prendere domani. Sensei, partirei davvero. Sono felice di aver conosciuto te, Yosuke. Mi avete cambiato la vita, e anche Nana-chan, Yuki-chan e gli altri. Tutti voi avete contribuito a rendermi vivo. Vivo? Ma smettila. Eri tu che volevi cambiare. Non hai fatto altro che impegnarti al massimo perché accadesse. È vero. Grazie infinite, Sensei e Yosuke. Vi amo. Oh, amo, è un tantino eccessivo. Mi spoglio, se volete. Meglio di no. Percepisci un forte legame tra te, Yosuke e Teddy. Comunque, sei sicuro di poterti trattenere ancora con noi? Non hai altri posti da cui andare? Insomma, per salutare qualcuno. Vuoi che Teddy ti accompagni? No, credo proprio che Teddy debba lavorare. Oh no. Questa sensazione che ho ancora qui, a differenza di Persona 5, che io ero sicuro che avessimo completato il tutto al 100%, mi sento ancora che siamo all'80%, c'è qualcosa che non va. Oh, Sensei, che coincidenza incontrarti qui, che stai facendo? Sto salutando tutti. Salutando? Di che parli? Me ne vado domani. Oh, domani, così all'improvviso? Domani ho una partita di baseball, ma voglio venire a salutarti. Shu si fa prendere dal panico, dice a Shu che può anche non venire. Oh, ok. Allora, posso dirti una cosa che avrei voluto sempre dirti? Ho un amico, ora è al negozio e sta comprando un gelato. È il tipo che si è trasferito qui, che ti aveva parlato, ricordi? È simpatico e gentile, quando mi hanno sospeso per aver copiato, ha preso le mie difese. E grazie a lui, ora ho altri amici, mi sta spiegando tante cose su fumetti e videogiochi. Non capisco perché avrebbe dovuto difenderti, ma sono felicissimo per te. In cambio, lo aiuto con lo studio, a volte facciamo i compiti insieme. Non credevo che ci si potesse divertire tutti giorni. Invece di aver paura e scappare, avrei dovuto affrontare subito la questione. Sensei, grazie infinite. Le lezioni sono state fantastiche. Ho imparato tante cose. Shu sorride come se fosse il bambino più felice del mondo. Ti sei sentito molto vicino a Shu. Domani farò un fuoricampo. La colpirò così forte da raggiungere il tuo treno e spaccare il vetrino del macchinista e farmi fare un incidente e morire. Anche se sarai lontano, non dimenticarti di me. Anche io ti ricorderò. Sono felice che tu sia venuto qui in città. Deve essere stato spaventoso però, tutti quegli omicidi. Sono successi proprio mentre eri qui, Sei proprio sfortunato. Sensei, grazie infinite. E ora piange. Ci sono altre persone con cui hanno stretto legame. Marie, ti faccio dopo Kanji. Ehi, senpai, che ci fai qui? Kanji sembra essere andato nel panico per qualche motivo. Vuoi parlargli? Il regalo per tua madre? Oh, ciao Star-kun, ho sentito che domani parti. Forse è per questo che Kanji è così giù di corda ultimamente. Zitta, vecchia macucca! Ti ho detto di non parlarmi così. Ad ogni modo, gli hai detto del corso di artigianato? Grazie per essere stato un modello così prezioso per mio figlio, Star-kun. Torna a trovarci, d'accordo? Ci vediamo. Non hai sentito cosa ha detto, vero? Che sei triste perché vado via? Anche quello, ma intendevo il corso di artigianato. Vedi, un sacco di clienti sono piaciuti gli amigurumi che abbiamo venduto e mi hanno chiesto come si fanno. Per cui terrò dei corsi specializzati sulla loro realizzazione. Ridi pure, forza! Non ridere. Senpai, è stata una mia decisione però. Se la gente vuole imparare e io posso insegnargli come si fa, diamine, perché no? Anche se l'idea un po' mi imbarazza. Ma, è bello poter fare qualcosa per gli altri. È solo grazie a te se sono riuscito ad affrontare me stesso, senpai. Grazie mille. Ha un sorriso disteso sul volto. Percepisci un forte legame fra voi due.
Passerei a salutare anche gli altri per più tardi? Beh, questo non è proprio un vero addio, in fin dei conti. La nostra amicizia non è mica così superficiale. E dobbiamo ringraziare gli omicidi per questo. Buffo, eh? Ma abbiamo messo fine a quella storia, vero? Adachi è al fresco e la nebbia è sparita. Ed è tutto grazie a te, senpai. Ehi, senpai, quando vai via, non voltarti indietro, ok? Ci vediamo. Siete tutti dei bastardi. Mi si sta spezzando il cuore in due ogni volta che finisco ste storie. Se pensate che esageri, probabilmente non potete comprendere allora che attaccamento io ricevo con certi giochi. Stai partendo, vero? Mi abbandoni qui, stupido bugiardo testone. Non volevo che mi salvassi, ma l'hai fatto. E ora che fai? E ora mi fai questo? Mi sentirò sola. Anche io. Sei crudele a parlarmi così. Sei proprio un donnaiolo. Ehi, sono uscita da sola a comprare qualcosa da mangiare. Quei qualcosa di carne, gli spiedini o come si chiamano. Posso andare in giro per la città, anche senza il tuo aiuto. Il nostro legame mi ha connessa a questo mondo. Mi sentirò sola, ma esplorerò la città senza di te. Non ho più paura. Se non mi impegnerò a migliorare, non imparerò nulla. Scoprirò sempre più cose su questo mondo esterno. E la prossima volta sarò io a farti da guida. Marie è fiera. È stato bello sentirti dire che ti piaccio. Oh, anche quando non sarei qui me la caverò. Ma devi assolutamente tornare. Senti un profondo legame che ti unisce a Marie. Stai andando a salutare tutti gli altri, vero? Sei sempre il solito. Ci vediamo presto. Grazie. Allora, risettina. Ah, senpai, dove vai? Senpai, no, è come se fossi venuta a dirmi addio. Gesù, quanto vi odio. Questo non sarà il nostro ultimo incontro, stanne certo. Mi rattrista però. Te l'avevo detto, vero? In primavera tornerò nello showbiz. Oggi ho fatto un training vocale apposta. Intendo ridebuttare con un nuovo album. Sto scrivendo tutti i testi da me. Anche se non è che siano di capolavori, visto che ho preso di scrittura. Ma ecco, sono successe così tante cose mentre ero in pausa. Ho nuovi amici, carissimi amici, che sono stati super disponibili con me. Voglio che i miei ascoltatori percepiscano questo. I miei sentimenti più profondi, raccontati con le mie parole. Ah, che paura, mostrare la parte più vera di sé è terribile, ma non posso assecondare quella paura, giusto? Lavorerò sodo per tutti i miei fan, il mio ritorno sarà epocale. Augurami buona fortuna. Grazie, senpai. So che mi guarderai dall'altra parte della telecamera. Penserò a questo mentre lavorerò. Ripensa al Junes e rivivo tutti quei bei ricordi insieme. Forse dovrei offrirmi di apparire in una pubblicità per il Junes. Sarebbe un ottimo promemoria dei nostri momenti trascorsi insieme. Ma poi ci sentiremo tutti un po' soli dopo averla guardata, eh? Senpai, ci vediamo domani. Ci saluteremo e non piangerò. Che sollievo che la nebbia sia sparita. Certo, dall'altro mondo ci sarà ancora, ma qui il cielo è tornato limpido e blu. Potremmo salutarci con questo bel tocco vivace. Beh, ci vediamo. È rimasta solo una persona da salutare. Amore mio. Ah, Starkun. Mi hai presa di sprovvista. stavo giusto pensando a te ed ecco che compari. Ci ride imbarazzata. Domani è il gran giorno, Ho pensato molto a te e ho deciso di venire qui. Mi sono chiesta cosa fosse meglio fare e ho capito che era inutile piangere o essere tristi per la tua partenza. E alla fine ho deciso di farti vedere ciò che mi hai insegnato. Ho comprato un libro, si intitola Come diventare un agente di polizia. Vuoi diventare agente pure tu? Ti avevo detto che volevo diventare più forte per proteggere le cose a cui tengo, no? Beh, voglio proteggere questa città. Ci siamo impegnati tanto per conquistare questa pace e voglio che tutto resti così. Non possiamo essere certi che un incidente del genere non capiti di nuovo, giusto? Qui è dove vivono tutti i miei amici e dove ho incontrato te. Quindi ho pensato di diventare una poliziotta e farmi insegnare tutto da Dajima-san. Ci ha un sorriso allegro. Per cui torna a casa sereno. Qui ce la caveremo. Uffa, avevo deciso di non piangere. Senti un profondo legame con Cie. Devi ancora andare a salutare tutti gli altri, vero? Avanti, vai. Cie ha un sorriso triste. Ricordi di non aver ancora salutato Yumi. Potresti fare un salto nell'aura del club di teatro. Ah beh, effettivamente non l'avevo considerato. Pensavo che l'avrei incontrata in giro, sinceramente. Pensavo mi avrebbe fatto entrare nella stanza di velluto, Hai la sensazione che ci sia qualcuno nell'aula. Vuoi entrare? Certo. Ehi. Club di teatro del liceo Yasogami. C'è Yumi.
Ah, Starkun, sapevo che saresti passato. Oggi sono venuta per consegnare una cosa e sono stata assalita dalla nostalgia. Frequentavamo questo club assieme. Domani parti, giusto? Devo dirti una cosa. Non ho ancora fatto ordine tra i miei pensieri, ma vorrei che ascoltassi ciò che ho da dire, perché tu hai cambiato il mio modo di pensare, Starkun. Ho pensato di unirmi al consiglio studentesco. Sento di dover fare qualcosa per la mia scuola. Vorrei anche interessarmi alla politica locale. La città sta votando se tenere o meno le maschere antigas. Capisco perché la gente vorrebbe vederle sparire, ma che succederebbe se la nebbia tornasse? Oh, e ho iniziato a lavorare al Junes come cassiera nella ristorazione. Oh, vorrei anche provare altri club scolastici. Anche se a dirla tutta mi piacerebbe tornare nel club di teatro. Io voglio vedere e sentire il mondo che mi circonda. Per farlo intendo provare più cose possibili finché ci saranno delle opportunità da cogliere. Ho riflettuto su quale dovrebbe essere il mio scopo in questa vita. Insomma, voglio scoprire il vero senso della mia esistenza, il motivo per cui i miei mi hanno messo al mondo. Però, anche se dovessi scoprirlo, non posso accontentarmi di quella risposta. Devo sfruttare quella conoscenza per la gente che verrà dopo di me. Lo scopo della nostra esistenza è trasmetterci a più persone possibili. Non c'entra l'eredità di sangue o la prosecuzione della linea genetica. Si tratta di trasmettere i propri pensieri. E visto che mio padre mi ha trasmesso i suoi, è mio dovere che far lo stesso per le future generazioni. Forse dovrei cominciare col trovarmi un ragazzo. Insomma, non posso stare con te visto che te ne andrai. E comunque sei scappato quando te l'ho chiesto. Anche se dubito che troverò qualcuno alla tua altezza, Starkun. Spero che ci rivedremo. Abbi cura di te. Ah, che dolore. Non mi puoi dire questo proprio il giorno in cui me ne vado. Maledizione. Non importa quanto saremo lontani, l'affetto che provo per te non cambierà mai. Non saremo mai soli. Ciao. Il sorriso appassionato di Yumi ti solleva il morale. Avverti il legame profondo fra voi due. Dovresti salutare Dojima e Nanako. Mi fa strano che però... Vabbè, è colpa mia, perché non l'ho completata, giustamente. Però mi fa strano che non mi faccia entrare nella stanza di velluto. Casa Dojima sì, allora. Ehi, voi due. Oh. Ehi, Star, a che punto sei coi saluti? Hai visto tutti i tuoi amici? Buona parte. Capisco, hanno pianto? Fammi vedere il tuo viso. Sembri molto più maturo adesso. Sei stato con noi appena un anno, ma i ragazzi crescono a velocità sorprendente. Oh. Nanako, ricordi la nostra promessa? Sì. Prenditi cura di te, fratellone. Non ammalarti. Ma tanto, cioè, abbiamo ancora oggi per stare assieme. Parto domani. Anch'io voglio ringraziarti. Non essere triste, Nanako. Siamo una famiglia, ricordi? Non importa se saremo lontani. Possiamo andare da lui appena mi danno le ferie. Così potremo parlare di tutto quello che è successo dall'ultima volta che ci siamo visti, no? Sì. Onicio! Ti ricorderai di me? Sei tu che mi dimenticherai, certo che ti ricorderò. È una promessa. Ah, su, non piangere. Non sto piangendo. Oh beh, immagino tocchi a tutti i ragazzi subire l'influenza dei propri genitori. E tu non fai eccezione, Star. Star, è stata breve, tutto sommato, ma la tua permanenza qui con noi mi ha fatto un piacere immenso. Ormai ti ritengo parte della mia famiglia. Mi sorprende che il figlio di mia sorella si sia rivelato un ragazzo così retto. Nonostante mia sorella sia una no. Mi raccomando, chiama Nanako quando hai un po' di tempo libero. E ricorda, sarai sempre il benvenuto se vorrai venire a trovarci. La tua stanza resterà così com'è. Ormai questa è la tua seconda casa. Percepisci un forte legame tra te, Dojima e Nanako. Quando diventerò grande voglio sposarti, fratellone. Sei un ottimo partito, Star. Certo, Nanako, sempre se sarà disponibile quando diventerai adulta. Ma ci vorrà molto tempo, Star? Dico bene? Dojima sorride ma ti sta fissando dritto negli occhi e non sembra affatto scherzare. A proposito, hai già salutato gli altri? La giornata è ancora lunga, perché non ti fai un giro per i Nab e vedi un po' che ti manca? Inoltre dubito che ti sia goduto l'autentica esperienza della cittadina tranquilla mentre eri qui.
Ora che ci penso, il caso è iniziato poco dopo il tuo arrivo e si è finalmente concluso un paio di mesi fa. In pratica tutto è successo durante la tua permanenza in Abba. Deve essere stato uno scherzo del destino. Comunque, dovresti andare. Noi torniamo a casa. Hai salutato tutte le persone con cui avevi uno stretto legame. Dovresti tornare a casa e prepararti per il grande giorno. E se facessi di no, posso ancora girare. Perché voi due invece non mi fate entrare? Voglio finire di farmi un giro, magari succede qualcosa. Tanto vale fermarsi un'ultima volta all'area ristorazione. Vuoi entrare? Il nostro raduno speciale. Qui hai trascorso tutti i pomeriggi con tutti gli altri discutendo del caso. Stare seduto qui ti fa tornare in mente un sacco di ricordi. Di nuovo, eccoli qua. Eh? Beh, voi stavate lavorando, non è poi tanto una coincidenza. Beh, ora sì lo è. Senpai, yappa itasune. Koko ni kureba minna mo iru ki ga shite. Ashita eki ni miyokuri ni iku tte koto ni wa natte mashita kedo, nanka ochitsukanakute koko ni kichai mashita. Nanka kekkyoku sorochimatta shi, nanka fu ka. Io voglio la carne. Niku tabeyou ka niku, Hanamura no ogori de. Ecco. Tanto urussei na. Ah pure, davvero mangiamo? Io pensavo scherzasse. Passi del tempo, arriva anche ai ricordi con i tuoi amici. Kuma, kocchi no sekai ni kite hontou ni tanoshikatta, Kuma. Avrei voluto che queste ultime scene avessero integrato anche Marie, però. Jissai ma tanoshii bakka ja nakatta kedo. Demo konna jujitsu shite ta koto, imamade nakatta. Nagakatta no ka. Sore tomo mijikakatta no kana. Mo konna fuu ni atsumatte un o natte suiri shitari surukoto mo nai nda ne. Beh, è vero. Omoeba, so you koto no ichiban saisho wa chie ga mayonaka terebi o oshiete kureta toki kamo. Ore mo Satonaka kara kiita ki ga sunna. E lei da chi l'ha sentito parlare? Esatto. Dare tte iu ka kaze no owasa? Joshi wa kekkou tameshiteru ko ita shi. Naro, itto saisho ni iidashita. Esatto, quello è vero. Ma può essere considerato un vero caso? A meno Sagiri stesso ha detto che ha scelto lui chi poteva toccare la TV ed entrarci. Sì, lo so che è colpa mia che continua a mettere stop, ma io continuo a pensare al primissimo episodio. E subito dopo di quello abbiamo visto anche noi il canale di mezzanotte incuriositi. Ma quello che mi chiedo, che zona era quella che abbiamo visitato proprio il primo episodio? Abbiamo addirittura utilizzato una persona senza neanche sapere che l'avevamo. Anzi, in quello stesso momento noi abbiamo utilizzato sì la persona, ma era oscurata. Non la vedevamo, era come se fosse ancora un'ombra, forse. Poi magari sto divagando e non è così, però... Teyuka, annin tsukamatte, kiri wa hareta kedo, kinnaru koto nanige ni iroiro kiete nai yo na. Mukou ga mo imada ni kiri mamire dashi sa. Homomo wa, mata dareka wake no wakaran yatsu ga hakuyou suru kamo shiren kuma. Tashika, ano...雨の何とかって怪物言ってたよね。自分が力を授けたって。え、エザット。映るの森を渡る力を得得せし者に私はそれを授けた。要するにペルソナ能力に目覚めた者にテレビに入る力を与えたということでしょ。役者とするために。あれ?そういや君何にもないお力もういきなりテレビに行って潜ったんだよね。 ってことは微妙に例外?ってかそうだ。足立と生田目は?あの二人もペルソナ云々よりテレビに入る力の方が先だよね。え?じゃあ先輩やあの二人は何か別のきっかけってこと?え?ノイアビアブトラビジョネモルトプリマ。絶対なんか思い当たることあるはずでしょ?なんかねんすか?
Sei un'eccezione? Beh sì, avevi il potere di entrare nella TV prima di risvegliare la tua persona, e lo stesso vale per Adachi e Namatame. Ricordi che stamattina Nanako ti ha dato qualcosa mentre stavi per uscire. Tegami? Oi oi, mata kyohakujou toka ja ne daro na. Il mittente è Adachi. Te kore kochisho kara Adachi kara ka?突然の手紙に驚いてると思う。伝えておきたいことがあってこれを書いています。こうして生き延びたことで分かったこともあるので。センティアモ。僕のゲームは確かに終わった。あの時君たちに言われた通り、この世界のルールに従おうと思ってる。ただ僕は交流の身で、自分じゃ何も後始末ができない。 だからせめて君たちが事件について考える助けになれればと思う。実は一つ気になってることがある。そもそもの事の発端、真夜中テレビについてだ。よく考えたら僕は警察で噂に触れる前、町へ来てすぐに誰かから教わった気がする。生ための長所の隅にも似たようなことが書かれてて気になったのを覚えてる。 Tutti hanno sentito parlare del canale di mezzanotte, ma nessuno ne ricorda l'origine. Qualcuno l'ha sentito da qualcun altro che l'ha sentito da qualcun altro che non si ricorda dove l'avrebbe sentito. È un tarlo nella testa che tutti hanno sempre avuto, ma che nessuno ha mai approfondito da dove arrivasse. Bokuto Namatame wa docchi mo chikara o eda ningen dakara nani ka aru no kama tte tada nantonaku omotte. Beh, anche noi. Tatta kore dake no koto. Yaku ni tatsu ka dou ka wakaranai kedo. Tasuke ni nareba ureshii. C'è dell'altro. Koko ni iru to Dōjima-san ya Nanako-chan. Soshite kimi no koto o yoku omoidasu. Ano koro wa sore ga tanoshii koto da to wa omotte nakatta hazu nano ni na. Fushigi da yo. Le parole precise e ordinate di Adachi continuano a scorrere sul foglio. Iroiro atta kedo kimi ni wa kansha shiteru. Arigato. Demo kore dake wa itte oku. Baka. Grazie. Kimi wa kimi no shinjiru michi o susume. Boku mo boku nari ni kangaete iku tsumori da. もう二度と会うことはないだろうが元気で バーカ さよなら La lettera termina qui. Hai ottenuto la lettera di Adachi. Senti un preciso legame che ti unisce ad Adachi. Lussuria livello 10. Tu sei me, io sono te. Hai instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. La facoltà di creare Magatsu Zanagi, la forma definitiva dell'arcano Lussuria. Tentatore del vuoto. Eppure le cose a scritto ti rimbombano in testa. Da chi abbiamo saputo del canale di mezzanotte? No, no, invece. È un'informazione. あの世界。 真夜中テレビに入る力どうも全部が別々って感じるんだ E invece è tutto collegato. だってそう噂が広まって連続殺人が起きて追いかける俺らが現れてとかさ 一つ一つがただあるってだけじゃ普通そんなうまく組み合わさらないだろう 指揮者みたいのがいないとさ じゃあ足立の書いてた教えてくれた人ってのがその指揮者って流れ？あ、いや
またビンゴっすか。私のは本当思いつきだから。先輩は何か思い当たることはありませんか。Il potere di entrare nella TV, dove tutto il caso ha avuto inizio. Hai saputo del canale Mezzanotte qualche giorno dopo il tuo arrivo in città da Cie, che ti ha parlato delle dicerie. Ma Adachi e Namatame hanno sentito qualcos'altro subito dopo essere giunti qui. Noi pure. Pensandoci bene, sembra anche a te che sia successo qualcosa appena sei arrivato. Sì, qualcosa c'è. Qualcosa che ci portiamo dall'inizio di tutto il gioco. 僕たちはこれまで殺人事件を追っていて、それは無事に解決しました。でも最後に戦ったあの怪物は僕らを役者だと言った。なら僕らと同じく足立や生ためも役者だったのかもしれません。もしかすると連続殺人事件は初めからさらに大きな企みの一部分だったのかも。当事者が誰もそうだと知らなかっただけで。まさかその企みって両方の世界を霧で満たして人間を全部シャドウにするとかってあれか。俺らと犯人たちと、もしかしたらあの怪物も全部含みで見てるやつがいて、そいつが全部がうまく噛み合うように最初にそそのかしたってことか。街に出てみましょう。何か見つかるかもしれません。もっともそれは、うん、あなたにしかわからないものかもしれない。Esatto. 何かわかったら連絡を。こんな気分のまま終われねっての。確かめに行こうぜ。Chi potrebbe averti dato quella scintilla che ha risvegliato il tuo potere? La prima persona che ho incontrato subito dopo essere arrivato in città era mio zio Dojima. Comunque sia, dovrei parlare con loro per essere certo.